rivisto, rivisto, leggete rivisto. Gentili telespettatori, buonasera e benvenuti all'Irriverente. Come avrete visto dallo spot d'inizio della trasmissione, stasera parleremo di sport. Avete visto le immagini di Tomba, le tante soddisfazioni che lo sci italiano diede alla nostra bandiera. Però dietro Tomba c'era un'organizzazione che non era solo prettamente sportiva e di allenamento, c'era un'organizzazione che si chiama Arma dei Carabinieri. E stasera noi abbiamo il piacere e l'onore di avere con noi l'uomo che in quel momento coordinava il centro sportivo italiano dell'Arma dei Carabinieri, il generale di divisione Giacomo Battaglia. Grazie generale per aver accettato il nostro invito e di permetterci di parlare un po' più rilassati questa sera rispetto ai tanti problemi che ci sono nel mondo e soprattutto nella nostra Italia. Ecco, Tomba ha rappresentato un qualcosa diciamo di molto importante, non soltanto per l'Arma dei Carabinieri, ma per lo sport italiano, con lui molti altri che nel corso della trasmissione andremo a ricordare. Ecco, io da irriverente però inizio subito dicendo: ma tutti questi soldi che spendiamo per questi atleti in questo momento in cui si dovrebbe risparmiare, ecco, l'arma come non, magari non ci sono le pantere per fare il servizio di radiomobile, poi spendiamo grandi soldi per avere l'immagine sportiva. Le pantere sono della polizia, noi abbiamo le gazzelle. Le gazzelle, ha ragione. Comunque, ragione. A parte questo, comunque sull'aspetto mobile va la benzina. Sì, certo. Il problema per quanto riguarda le spese per mantenere un centro sportivo come quello dei Carabinieri, che conta e contava veramente, perché parlo del periodo in cui ci sono stato come comandante del centro sportivo, le spese sono diciamo che sono minime per l'Arma dei Carabinieri, non so quantificarle perché non sono nelle condizioni di poterlo quantificare, ma questi carabinieri sono, qualcuno nasce, per esempio Tomba, che di questo siamo orgogliosi. Tomba è un carabiniere che viene preso nell'Arma dei Carabinieri, all'epoca entravano diciamo per chiamata diretta da parte nostra, perché avevamo individuato in Tomba un elemento molto, molto valido. E ci fu, anzi, racconto questo aneddoto per far capire, che ci fu un momento in cui ci fu una riduzione dei quadri del centro sportivo, proprio per problemi, parlo del 1991-92, e Tomba era uno di quelli che doveva andare forse via. E lui si presentò, non da me perché ero a Roma, ma dal suo comandante della sezione sci di Selva di Val Gardena, dove c'è il nostro centro sportivo invernale, e disse: non mi mandate via, vi prometto che io diventerò campione del mondo e campione olimpionico. E questa non è una leggenda, perché è all'interno nostro che questa cosa accadde. E così fu, non fu mandato via. E divenne poi subito dopo un grande campione. Però, insomma, c'era un attaccamento alla divisa, c'era un attaccamento, certo, all'arma. Tant'è vero che lui è entrato da carabiniere e è andato via da brigadiere. Ecco, però diciamo, ricordiamo anche che cosa è accaduto. Lei tirò le orecchie a Tomba, perché ricordiamo sì, un episodio sì, che lui, mi permetta, lui carabiniere a bordo di una Ferrari stava andando a Cortina, c'era sì, coda, cosa ha fatto? Ha tirato fuori la paletta sì, dei carabinieri per passare strada. Che cosa è successo all'epoca? Non l'avete mandato via? No, non l'abbiamo mandato via, fu richiamato. Se fosse stato un altro l'avreste cacciato.
Beh, no, perché la paletta lui era una paletta finta, non era una paletta vera dell'arma dei carabinieri, però lui esibiva questa paletta, nessuno stava a guardare se fosse stata vera o falsa, e per cui si fece strada, fu fermato e gli fu fatta la contravvenzione. Però per la verità ce n'è stato un altro di episodio in America, forse non lo ricordate, ma in America, adesso non ricordo la località, fu fermato dalla polizia stradale per eccesso di velocità, fu arrestato, fece un giorno di, perché lì in America arrestano, da noi no, e fu arrestato, poi fu messo subito in libertà per eccesso di velocità. Ma si presentò più come carabiniere o come campione di sci in quel momento? No, questo non lo so, questo non lo so, ma non è che non me lo ricordo, non lo so proprio. Comunque ne fece anche questa, era molto guascone, perché ovviamente si sentiva un campione ed era veramente un grandissimo campione. Io mi ricordo che lo vidi una volta, lo vidi allenarsi in palestra, riusciva a saltare con le gambe unite un metro e salire su un tavolo a gambe unite da fermo. Era una cosa impressionante, c'aveva delle cosce che sembravano due prosciutti, era una cosa verosimile, era una forza della natura. Ed era diventato poi un fenomeno mediatico, perché effettivamente si fermava l'Italia quando scendeva lui nelle sue gare. L'arma dei carabinieri, come tutti gli altri corpi o di polizia o militari, guardano molto all'immagine, ma sì. L'immagine di tomba, bisogna dire che non è soltanto quella della paletta o dell'eccesso di velocità, perché io citerei che lei, penso che sia contento di ricordarlo, quando ha rinunciato a sponsor di grande livello. Sì, ecco, ci racconti un po' questo episodio, come nel 1909 lo riabilitiamo alla grande. Ma certo, ma no, ma non va riabilitato, nel senso che non ha bisogno di essere riabilitato. Lui nel 1992, per il cinquecentenario della scoperta dell'America, fu prescelto dal comitato italiano, perché è organizzato dagli italiani in America, fu individuato come testimonial insieme a Sophia Loren ad andare davanti alla sfilata che fanno per la Quinta Avenue ogni anno. Quell'anno era una cosa molto grande, perché erano il cinquecentenario della scoperta dell'America. E io c'ero, e devo dire che lui era vestito da brigadiere dei carabinieri insieme a Sophia Loren, e feci questa considerazione anche in pubblico, dicendo che lui effettivamente aveva rinunciato, forse un po' perché noi l'avevamo, non poteva dirci di no, però diciamo che potevamo considerare che qualsiasi sponsor avrebbe pagato milioni di lire all'epoca perché lui potesse sfilare con una maglietta, con una scritta pubblicitaria qualsiasi, avrebbe pagato, perché era guardata in tutto il mondo questa, voi forse non ve lo ricordate, ma è un aneddoto. Ce lo ricordiamo bene. È una cosa che colpì molto il mondo. Io ricordo anzi che in quell'occasione ci fu un bambino che disse alla mamma, ed erano italiani, dice: mamma, ho visto un carabiniere vestito da tomba, cioè per dire l'affetto che nutrono verso, anche all'estero soprattutto, verso l'arma dei carabinieri. Ma vorrei, se mi consente, anche parlare di altri grandissimi campioni che abbiamo. Ma ci arriviamo. Prima di entrare proprio nel vivo della trasmissione, cioè di far capire ai nostri telespettatori che significa, come si fa anche a un giovane, anche come si fa a permettere ad un giovane atleta di essere in un certo senso seguito e sponsorizzato, perché oggi fare sport vuol dire farlo di professione. Certo. E allora sì, c'è l'arma dei carabinieri, come c'è la marina militare, come c'è la polizia, come c'è la guardia forestale, cioè ogni arma, ogni corpo ha il suo gruppo sportivo. Però questa sera noi vorremmo capire perché ci sono tutti questi gruppi sportivi, non è che perché ci sono tante armi, perché ci sono tanti corpi, ci debbano essere tanti gruppi di polizia, perché ogni corpo, e lo vedremo dopo, ogni arma seleziona in base all'attività che svolge sul territorio locale o sul territorio nazionale. E beh, è doveroso, forse lei mi voleva anticipare, ricordare il grande per antonomasia dello sport, collegato
all'Arma dei Carabinieri, Raimondo Di Zio. Certo, ecco, ci racconti di Raimondo Di Zio, questo grande campione dell'ippica italiana, questo cavaliere, vero cavaliere. Ecco, queste sono le immagini che adesso stanno andando. E qui siamo alle Olimpiadi. Alle Olimpiadi del 60 a Roma, dove vinse la medaglia d'oro a Piazza di Siena, e poi peraltro il fratello Piero Di Zio arrivò secondo. E Raimondo Di Zio non è proprio la prima medaglia d'oro che conquistarono i carabinieri del centro sportivo, perché poi il centro sportivo fu costituito nel 1964. Prima di lui nel 1948 ci fu un maresciallo dei carabinieri, Tosi, corazziere, che era dei corazzieri, che vinse la medaglia d'argento nel lancio del disco a Londra. Non questa Londra di due anni fa, ma Londra del 48. E poi, oltre a Raimondo Di Zio, che rappresenta per noi carabinieri, senza nulla da togliere agli altri, diciamo il simbolo migliore del centro sportivo, non per le sue capacità, ma perché l'equitazione per l'arma dei carabinieri, per tradizione, perché siamo un'arma a cavallo, costituisce appunto un simbolo per noi molto, molto sentito. E quindi queste immagini poi in bianco e nero sono fantastiche. Noi crediamo, pensiamo di rendere omaggio a questo grande grazie, campione. Grazie. E io le chiedo. Il cavallo doveva essere, se non sbaglio, Posillipo, ma Posillipo. Non ne sono sicuro. O Merano o Posillipo, non ne sono certo. Non però. Sono in grado di poter. No, no, nemmeno io, devo dire la verità. Mi avete preso della sprovvista. Quello che vorremmo cercare di sviscerare questa sera, no? non tanto i costi quanto come poter aiutare i giovani di un certo talento, chiaramente, sì, per poter effettuare l'attività. Allora, perché oggi come oggi, se uno lavora o se uno studia, non ha la possibilità, è molto semplice, economica di tutti i centri sportivi, sia delle forze armate, i centri sportivi militari per intenderci, svolgono attività legate all'attività professionale, come lei giustamente diceva, ma soprattutto sono sport poveri nel senso che questi grandi campioni, adesso a parte lo sci, che però a parte l'esempio di Tomba che è particolare perché era un grandissimo campione, gli altri sport, la scherma, il judo, il karate, l'atletica leggera, sono sport che non consentono all'atleta di potersi mantenere e lavorare e fare sport ad altissimo livello. Il fatto di venire nei carabinieri, così come negli altri gruppi sportivi o centri sportivi che siano, gli consente di potersi mantenere anche una famiglia, fare allorquando gli viene chiesto, devo dire non molto spesso perché voglio essere onesto, di fare anche servizio, perché può capitare, come succede qualche volta quando c'è un allarme generale, vengono richiamati tutti quanti e fanno servizio. E poi anche perché questi, quando finiranno, e questa è la cosa forse più importante, quando finiranno di svolgere l'attività sportiva, perché purtroppo l'attività sportiva non è molto lunga, possono rimanere nei carabinieri e fare gli istruttori, perché tutti i nostri sport sono legati alla nostra attività professionale. La scherma per antonomasia fa parte dello stile militare, l'equitazione, il judo professionalmente è molto importante, il karate, come autodifesa, certo, il judo, il karate, l'atletica leggera che è la disciplina per eccellenza, il paracadutismo, perché abbiamo pure la sezione di paracadutismo sportivo, quello di precisione, il nuoto, salvamento a nuoto, quindi sono tutte in cui si fanno i campionati del mondo di salvamento a nuoto, dove siamo stati anche campioni, mi pare, con occhi pinti in salvamento a nuoto, non mi ricordo in che anno. Era un carabiniere. Mi scusi generale, c'è competizione anche tra le armi, come solitamente avviene? Perché, insomma, noi siamo tra i vari gruppi sportivi? No, noi siamo il paese che ha più forze di polizia, no? Sì, certo. Cioè, comunque, ecco, c'è questa rivalità, ma sportiva. Ma ci mancherebbe. Cioè, non è come. No, dico in pedana perché sono innamorato della scherma, ma solo in pedana c'è rivalità. Non è che poi quando si scende dalla pedana. Non è come ai tempi del ciclismo, del grande ciclismo. No, Bartali. I Monti arrivavano sul filo della Sanremo, lasciavano vincere Merckx, così almeno nessuno dei due. No. In questo caso è diverso. No, assolutamente. Cioè, uno sciatore. Ma devo dire. Se mi consente, anche da un punto di vista professionale, di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza, andiamo. Devo dire che è più un fatto
storico, da Barzelletta, quello che i polizia e i carabinieri, la finanza, hanno una rivalità. Beh, lì vincete sempre però. Ma no, questo non spetta a me dirlo, non vorrei. Con tutto rispetto. Però, ma noi siamo più diffusi sul territorio, torniamo al centro sportivo. Di tornare sul discorso del centro sportivo, ma vorrei far capire ai giovani e ai genitori di come si accede, cioè bisogna essere per forza campioni. Dunque, o si può diventare campione. Perfetto, è una domanda che mi fa piacere. Nei tempi in cui io ero comandante del centro sportivo, parliamo del 92, venivano prescelti da noi sia quelli che erano già dei veri campioni e sia quelli che pensavamo che, facevamo un po' i talent scout, pensavamo che sarebbero potuti diventare, ho fatto l'esempio prima di Tomba, dove abbiamo vinto un Ternalotto, nel senso da un punto di vista mediatico. Oggi invece ogni anno viene istituito si entra solo per concorso. Per concorso però alle specialità di cui abbiamo bisogno. Ci sono normalmente 5-6 posti l'anno. Se c'è qualche carenza nella scherma, allora si mette un posto a disposizione per la scherma. Ed è un concorso a titoli e per esami. Cioè, i titoli sono ovviamente titoli sportivi, certo. Non voglio parlare dei titoli universitari, certo, o accademici. E poi anche poi c'è un colloquio per vedere. C'è un esame pratico. C'è un esame, ecco, sì, che devono. No, è un colloquio che viene fatto e viene poi c'è. Dico 5 per dire, ne manca uno nell'equitazione, nel judo, nel karate, a secondo delle carenze che ci sono. Esiste un vivaio o privilegiate già chi è? No, il vivaio può accadere, come è successo, per esempio per Tosi nel 48, per dire, che personalmente diventano dei campioni e sono già nell'arma dei carabinieri, come per l'atletica leggera, c'è mi pare il maresciallo Visini o qualcosa del genere, adesso non ricordo il nome perché è passato qualche anno, che è lui non era neanche del centro sportivo, praticamente a livello personale partecipava a delle gare e diventò talmente bravo che poi entrò nel centro sportivo ed è diventato uno famoso, che ha vinto anche non mi ricordo adesso la marcia, ed era pure il comandante della sezione di atletica leggera a Bologna, perché le nostre sezioni, scusi se cambio discorso, sono dislocate, ovviamente quelle dello sci sta a Selva di Val Gardena, quella del nuoto sta a Napoli, quella del paracadutismo sta a Livorno, dove sono i paracadutisti, il Tuscania, l'ex Tuscania dei carabinieri, e poi gli altri, judo, karate, scherma, pentathlon moderno, sono a Roma, sono 10 sezioni sportive, tutte legate assolutamente alla nostra attività professionale. Dico questo per collegarmi a quello che diceva lei per quanto riguarda l'aspetto economico, cioè noi crediamo a due aspetti, quello mediatico, perché vogliamo dei grandi campioni che possono rappresentare l'arma nel mondo e lo rappresentano sicuramente nel mondo, e quello di che quando finiscono la loro attività possono essere gli istruttori dei non solo dei campioni, perché i nostri istruttori talvolta, anzi molto spesso, anzi quasi tutti direi, sono i tecnici della nazionale, delle rappresentative dei vari sport. Ricordo per esempio attualmente, perché sono un appassionato di scherma, per averla praticata personalmente, il commissario tecnico della sciabola, dove Aldo Montano è stato campione del mondo, e Sirovic, che era un carabiniere quando io ero comandante del centro sportivo e andò pure alle Olimpiadi, e adesso è il tecnico della nazionale, così come tanti che forse adesso non ricordo i nomi per il fatto di quelli che sono adesso, ma ne erano tanti all'epoca di... Ma lo stipendio di un carabiniere sportivo, di uno stipendio di un carabiniere che fa servizio effettivo è identico. Cioè gli sponsor singoli... No, gli sponsor gli sponsor devono essere autorizzati dal comando generale, perché tutto il centro sportivo dipende dal comando generale, anche se adesso dipende a un'altra dipendenza, ma devono essere autorizzati, voglio dire... Adesso non vorrei entrare, non si può fare, per esempio, come può fare Totti, per dire, che adesso fa del lotto la pubblicità, certo. Noi non è che la possiamo, per lotto forse sì, lo possiamo fare per articoli, per la carta igienica, mettiamo il carabiniere che tutti d'accordo, senza sì, togliere la carta igienica, per carità, oppure per una qualsiasi bevanda, insomma, ecco, si può fare,
Non, però deve essere autorizzato. Ecco, autorizzato. Non è che abbiamo le percentuali. Ma i quattrini finiscono nelle tasche dell'atleta, certo, o vengono, certo, ripartite? Uno degli esempi più eclatanti è Tomba, che aveva sponsor anche quando respirava, c'era, cioè, uno sponsor che dice respira, paghiamo noi. Ecco, questo era per... Ecco, la percentuale di quelli che si fermano, cioè finito alla... La percentuale è sulla povertà dello sport, di quello sport che l'atleta fa. Nel senso che Zegler, il campione che adesso ha vinto anche l'ultima medaglia di bronzo, ha vinto 4 Olimpiadi o 3 Olimpiadi, lo slittino, quel carabiniere dello slittino, Zegler. Sì. Ecco, lui è rimasto nei carabinieri perché lo slittino, quando vai alle Olimpiadi, credo che prenderà un 50.000 euro, credo che siano, per la medaglia d'oro. Sì, c'è un premio, però. C'è un premio, insomma, che ovviamente prende lui. E dal Comitato Olimpico. Però per noi già il fatto che lui sia arrivato lì, che si sappia che è un carabiniere, perché viene detto dai cronisti che è un carabiniere, è un grosso prestigio da parte nostra. Lui è nato nei carabinieri, lui è partito da carabinieri. C'è una convenzione però tra il CONI, certo, e le diverse armi. Certo, no? il CONI elargisce ai gruppi sportivi militari dei contributi per costruire delle attività sportive, degli immobili, palestre, attrezzature, e noi di contro gli diamo la disponibilità del nostro personale, perché il problema qual è? Il problema è che quando quello fa il carabiniere, è carabiniere, prima di tutto deve osservare le norme dell'arma dei carabinieri, cioè voglio dire che se a un certo momento il carabiniere Pinco Pallino viene chiamato che deve andare a fare le Olimpiadi e quel carabiniere, lo dico in maniera ipotetica, noi decidiamo come comando generale, avessimo deciso all'epoca quando il generale dice no, questo non ce lo voglio mandare per motivi adesso che non so, però se avessimo deciso per qualche motivo ovviamente valido, non pretestuosamente, di non mandarlo, avremmo potuto non mandarlo. Questa convenzione praticamente salva queste situazioni, e il militare deve essere, salvo proprio situazioni particolari, come ci fu, mi pare, a, vi ricordate che a un'Olimpiade, non mi ricordo quale, non parteciparono i militari, sì, alle Olimpiadi, non andarono i militari italiani per qualche cosa che era successa, adesso forse l'età, forse le cose mi fa dimenticare, però di questo sono sicuro, non parteciparono i militari a questa, non mi ricordo se in Russia o da qualche parte, perché accadde qualcosa, non per la Russia, ma in quel momento, certo, non mi ricordo dove, non parteciparono gli atleti militari. Ecco, questo è uno dei motivi per il quale il costo del centro sportivo. Tanto un giovane che vuole avvicinarsi all'arma attraverso lo sport deve essere di livello nazionale, ecco, deve aver già un medagliere consistente. Se no può entrare come carabiniere, fare il concorso normalmente e poi allenarsi e diventare di valore, già essendo nell'arma dei carabinieri può essere chiamato direttamente. Può essere questo passaggio. Certo, se uno è nelle condizioni di poterlo fare e che è capace di farlo, partecipa al concorso normale, che viene detto, però in questo momento è una storia un po' lunga, sarebbe un po' lunga perché deve fare almeno 2 anni nell'esercito, nella marina e nell'aeronautica e poi essere arruolato nell'arma dei carabinieri, perché non c'è l'arruolamento diretto. È cambiato qualcosa dal... momento in cui c'era la chiamata di leva obbligatoria ed è poi... Sì, adesso c'è un aspetto che secondo me è importante. Prima venivano tutti dai carabinieri, dalla polizia o dalla finanza. Perché? Perché lo stipendio ovviamente era come un carabiniere normale. Certo. Mentre ovviamente l'esercito, la marina e l'aeronautica prendevano la decade, era di leva, prendevano... pochissimo, adesso non ricordo quanto prendeva, ma c'era già una bellissima differenza. Adesso invece che c'è il servizio volontario nell'esercito, nella marina e nell'aeronautica, così come da noi lo è sempre stato, è la cosa, diciamo, che c'è più competitività, il che è positivo per le compagini militari, per i centri sportivi militari, di prendere, ovviamente se hanno quella specialità, se svolgono quell'attività, dice scegliere, faccio il carabiniere, faccio il poliziotto, e lì forse, detto sinceramente,
viene prescelta non tanto non perché sono carabiniere, ma ero carabiniere, ma anzi sono carabiniere, perché no, carabiniere per tutta la vita, come i calamari cuciti sulla pelle, disse il generale dalla chiesa. Mi scusi, mi sono un attimo distratto. Diciamo che la scelta ecco, adesso è più dove si lavora di meno, nel senso dove meno, no, ma dove si lavora meno nel senso del servizio, perché ci possono essere dei gruppi sportivi che in quel particolare momento storico ti fanno anche fare servizi un po' più spesso, ecco, dipende se vogliono che tu stia, ti danno meno possibilità di andare ad allenarsi con le federazioni sportive quando vengono chiamati, ecco, si vuole più tenerli all'interno dei vari centri sportivi. Sono queste piccole cose. Ricordiamo però che lei è stato un atleta la pedana della scherma. Sì, ma non a questi livelli. A questi livelli, però sono rappresentato l'arma dei carabinieri. Certo, certo. Io la ringrazio, generale, anche perché è doveroso dire che il generale è talmente innamorato dello sport che ha accettato di fare questa trasmissione con noi parlando del centro sportivo, ma il fatto che sia generale divisione fa capire che non è che si sia dedicato esclusivamente allo sport. Dopo lo sport è passato a ben altri incarichi delicatissimi che ha svolto con grande attenzione e con grandi risultati. Grazie a lei, generale, grazie per averci dato l'onore di essere qui con noi stasera. Grazie ancora a voi telespettatori e come sempre vi do appuntamento a mercoledì prossimo alle 21.45 sempre su Imperia TV. Grazie e buonasera a tutti. Buonasera. Rivisto, leggete Rivisto. Oh!